Dal Vangelo di Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che lo aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi e ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Sorelle e fratelli carissimi, protagonista del Vangelo di questa domenica è un banchetto, un invito a pranzo, e per questo la buona novella vi raggiunge dall'episcopio, dal mio episcopio di Lanciano, dove abbiamo preparato una tavola simbolo dei banchetti così presenti in ogni pagina della scrittura e specialmente nei Vangeli, banchetti ai quali Gesù partecipava sempre volentieri e nei quali ci ha raccontato alcune fra le parabole più belle e ha compiuto alcuni fra i gesti più belli e significativi, sia guarendo degli ammalati, sia accogliendo dei peccatori, sia istituendo dei sacramenti all'interno del banchetto stesso, come il sacerdozio e l'Eucarestia durante l'ultima cena. E Gesù, come il Padre suo e nostro, non faceva differenza di persone, accoglieva inviti da chiunque glieli facesse, andava dai peccatori e dai pubblicani, come da Levi e da Zaccheo, ma andava anche dagli scribi e dai farisei, come oggi nella casa di Simone. Ma andava anche nella casa di Pietro, andava anche nella casa di Marta, Maria e Lazzaro, come qualche domenica fa abbiamo ricordato. Insomma, Gesù andava ovunque per il banchetto, perché il banchetto è simbolo di accoglienza, è simbolo di fraternità, è simbolo di comunità. Dovrebbe essere il luogo in cui tutte le differenze sono abbattute, seduti intorno alla stessa tavola, dovremmo sentirci ed essere un'unica grande famiglia. Invece Gesù nota, entrando in questa casa, che le cose non stanno così. Non stavano così nella casa di Simone e non stanno così nella casa di ciascuno di noi e nelle azioni di ciascuno di noi, ovunque esse si svolgano. Se guardiamo con attenzione la nostra vita, così come con attenzione gli scribi e i farisei osservavano Gesù, potremmo vedere queste cose ogni giorno. Gli esempi sono davvero molteplici. Se ci invitano ad un banchetto in cui bisogna servirsi da soli, c'è immediatamente la corsa ad arrivare prima. Se ci invitano a vedere un film, c'è immediatamente la corsa al primo posto. Se ci invitano a salire su un pullman, immediatamente occupiamo i primi posti. E chi fa l'esperienza politica, chi fa l'esperienza
Nella vita pubblica tutti ovunque cercano i primi posti e quando questi posti sono già occupati o non sono raggiungibili perché riservati ad altri, ci rimaniamo male, mettiamo il broncio. Umanamente siamo fatti per i primi posti. Ognuno di noi vorrebbe il capotavola, proprio come adesso io a capotavola mi sono seduto. Invece Gesù, che prima di dire queste cose aveva compiuto un gesto guarendo un malato di idropisia, invece Gesù ci dice che nel regno di Dio, nella Chiesa, nel mondo nuovo che lui è venuto a istituire, nella civiltà dell'amore che lui vorrebbe introdurre, non dovrebbe essere così. Gesù ci dice che l'unico posto valido, l'unico posto che noi dobbiamo occupare se vogliamo essere secondo il cuore di Dio è l'ultimo, non il primo, non il penultimo, proprio l'ultimo, perché l'ultimo posto è il posto di Dio, quel padrone che tornando e vedendo i servi svegli e attivi nella casa si cinge la veste e si mette a servirlo, di un Dio quindi che si fa servo dei servi, perché l'ultimo posto è il posto di Gesù, il quale pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi uomo, facendosi servo, perdendo anche la sua vita sulla croce. E quindi il Padre, Gesù, ci invitano ad occupare come loro l'ultimo posto, a metterci al servizio, a metterci a disposizione. All'ultimo posto quindi non per falsa umiltà, non perché non valiamo niente, ma perché quello è il posto che ha occupato Cristo e che Cristo ci ha detto di occupare. Chi fra voi vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Questo è il primo insegnamento che oggi Gesù ci lascia. Rivedere quindi il posto che occupiamo, non soltanto a tavola, ma ovunque nella vita, la modalità in cui siamo nella società civile e nella comunità ecclesiale, perché non è infrequente che anche nella comunità ecclesiale, anche fra noi cristiani, ci sia la corsa al primo posto. Ci sono delle priorità quando si celebra l'Eucarestia, chi fa il primo concelebrante, chi fa il secondo concelebrante, dove si mette uno, dove si mette un altro. Ci sono priorità nelle processioni, prima questa categoria, poi quest'altra categoria, prima questa associazione, poi quest'altra associazione. C'è una priorità fra le confraternite, prima una confraternita, poi un'altra confraternita, ma anche nel servizio spicciolo. Se mi è stato affidato la cura dei fiori dell'altare, se qualcuno lo fa al mio posto, io metto il broncio. Se mi è stato affidato la cura della pulizia, dei purificatoi, dei manutergi, delle tovaglie, se qualcuno lo fa al mio posto o ci mette le mani, io metto il broncio. Se mi è stato affidato la responsabilità della catechesi piuttosto che delle letture, se qualcuno prova a mettersi al mio posto, io metto il broncio, mi arrabbio, mi vado a lamentare con il parroco e se non basta vado anche dal vescovo. Ecco, Gesù ci dice di imparare ad occupare l'ultimo posto, il suo posto, il posto dei servi, il posto di chi ama, il posto di chi è disponibile a mettersi al servizio, a fare dono della sua vita agli altri. E solo allora avremo il padrone che viene a dirci: amico, sali più avanti. Solo allora avremo il padrone che ci permetterà di esaltarci, ci chiama amici. Ed è bellissimo questo, e ci dice che solo in quel modo potremo essere esaltati, così come Gesù è stato esaltato quando fu innalzato sulla croce, quando appunto
mise la sua vita a nostra disposizione, donò la sua esistenza per amore nostro. Ma dopo aver parlato agli invitati, Gesù parla anche al padrone di casa. Gesù ha qualcosa da dire anche al padrone di casa. Quando inviti qualcuno, cerca di non invitare solo le persone ragguardevoli della società. Cerca di non invitare solo i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi vicini che sono ricchi perché a loro volta ti invitino nella loro casa. Cerca di non invitare il rabbino che ha fatto l'omelia nella sinagoga, che era una delle caratteristiche dei pranzi del sabato, e probabilmente Simone aveva invitato Gesù nella sua casa proprio perché forse Gesù quel sabato aveva tenuto la predica, l'omelia, dopo la lettura della parola di Dio. Era un modo per vantarsi, era un modo per dire sono meglio degli altri, quello di invitare il rabbino che aveva tenuto il sermone, ed era un modo per dire io posso, mi posso permettere di invitarvi, quello di invitare gli amici. Certo, è già bello che si invitino gli amici, i parenti, i vicini, ma Gesù ci dice non invitare chi ti può rinvitare. Invita chi non ti può invitare, invita i perdenti, invita gli ultimi, che nelle parole di Gesù in questo Vangelo sono racchiusi in quattro categorie: i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi. I poveri, Gesù stesso ce lo ha detto, li avrete sempre con voi. Ma chi sono i poveri? Quelli che hanno bisogno degli altri, quelli che non sono autosufficienti, che non bastano da soli a se stessi, che non possono fare da soli. Ma chi nella vita non fa esperienza di una qualche povertà? Chi di noi nella vita non ha sperimentato almeno qualche volta l'incapacità a fare da solo, il bisogno di chiedere aiuto, la non autosufficienza, la necessità di stendere la mano per ricevere qualcosa o qualche aiuto dagli altri? Ecco, essere poveri, invitare i poveri, ci apre il cuore all'accoglienza, ci apre il cuore all'amore, ci apre il cuore alla disponibilità e al servizio. Perciò i poveri vanno invitati. E gli storpi? Chi sono gli storpi? La parola con cui Gesù indica questa categoria è quella di coloro che sono incapaci di reggersi in piedi, che se riescono a fare un passo poi si devono fermare e tornare a stare seduti o distesi perché non ce la fanno a stare alzati, a stare ritti in piedi. Invitare gli storpi allora significa essere attenti a chi non ce la fa a stare in piedi, a chi avendo fatto un passo non ha la capacità di fare il secondo. Noi dobbiamo essere loro compagni di cammino, noi dobbiamo essere loro compagni mettendoci vicino a loro e sorreggendoli affinché anche loro possano stare in piedi, possano avere la dignità dell'uomo, la dignità della persona, della creatura, del figlio di Dio. E chi sono gli zoppi? Coloro che camminano male e a fatica. Camminano, ma molto lentamente e molto faticosamente. Essere persone che invitano gli zoppi significa farci compagno di viaggio anche di coloro che restano indietro, anche di coloro che hanno delle fragilità, anche di coloro che fanno fatica a camminare e a seguire i comandamenti del Signore Gesù e la legge dell'amore. Ma tutti quanti un po' siamo storpi, tutti quanti un po' siamo zoppi. E infine i ciechi. I ciechi sono coloro che non vedono e che non vedono non per colpa loro, ma per una malattia, per un problema fisico che hanno. Se un cieco si mettesse alla guida farebbe dei disastri per sé e per gli altri.
Se un cieco volesse stabilire la rotta della strada, farebbe un disastro per sé e per gli altri. Il cieco ha bisogno di essere guidato. Ma invitare un cieco per noi significa riconoscere che noi stessi abbiamo bisogno di essere guidati. Abbiamo bisogno di farci guida degli altri e di ricevere la guida degli altri per camminare insieme verso il traguardo del regno, verso il traguardo della santità, verso il traguardo dell'amore, verso il traguardo del servizio. Lo stesso San Paolo, gli stessi apostoli hanno avuto bisogno di essere guidati da Gesù stesso oppure da un fratello, nel caso di San Paolo, da Anania. Lo stesso San Paolo, pur dopo aver recuperato la vista, ha avuto bisogno di Barnaba che lo accompagnava nelle comunità cristiane perché lo potessero accogliere, perché egli, Paolo, potesse predicare e annunciare il regno. Allora, se siamo dalla parte degli invitati, occupiamo l'ultimo posto. Se siamo dalla parte di chi invita, ricordiamoci di invitare nella gratuità, nell'amore, nella disponibilità massima, non invitando coloro che possono reinvitarci, non invitando coloro che reputiamo migliori degli altri per ricchezza, per intelligenza, per ruolo sociale o ecclesiale, ma invitando i poveri. Lo stesso San Giacomo nella sua lettera ce lo diceva: fareste male se nelle vostre assemblee venisse un uomo ricco con l'anello al dito e gli diceste tu siediti qui, e se venisse un povero tu vatti a mettere in fondo. Tutti siamo uguali intorno alla mensa del Signore, tutti siamo figli, tutti siamo fratelli e sorelle nella comunità ecclesiale e nella società. Osservando queste piccole regole di Galateo spirituale che Gesù oggi ci dà nel Vangelo, sicuramente potremmo vivere meglio noi, far vivere meglio gli altri e mettere più in pratica la volontà di Dio e rendere concreto il Vangelo nel nostro oggi.